Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi è venuta un'improvvisa voglia di crepe, quindi ho deciso di registrare il mio metodo, insomma, come le faccio, molto casereccio, così la butto lì, vado comunque. Iniziamo quindi con un uovo. Mi scuso, non mi faccio vedere il viso perché sono struccata, sono a casa in pigiama, come potete notare, mi metto bene in piedi. Comunque, sbatte le mie uova, anzi il mio uovo, e aggiungo un bicchiere di latte. Adesso aggiungo anche la mia farina. Allora, io non so se le crepe si fanno così, io le faccio così, questa è la mia ricetta, io non seguo nessun criterio, non mi interessa quanta farina bisogna mettere in proporzione di quanto latte metto, le uova, comunque mi schiaccio bene. Ed aggiungo la farina fino ad arrivare alla mia consistenza desiderata. Sono arrivata ad un bicchiere di farina. Adesso vediamo se ne occorre altra, ma comunque siamo un pezzo. Quindi posso dirvi che un uovo, un bicchiere di latte ed un bicchiere e mezzo così di farina. Abbastanza linea, aggiungiamo un cucchiaino scarso di sale, e mischiamo. La mia padella con dell'olio di semi, giusto una goccina, vedete? E poi la vado a distribuire così. Nel frattempo la sveglia mi aggiorna. Quanto è buona! Zucchero a velo vanigliato. È una sorpresina. Allora, direi di iniziare. Distribuisco. Spero si veda qualcosa. Fammi vedere anche l'ombra, ciao. Comunque, così va meglio. Decisamente sì. Allora,
aspetto che la mia padella si cuoce per bene, va bene ragazzi, aspetto che la crepe sia ben cotta e non appena appunto iniziano a spuntare queste bollicine è l'ora di girarla, quindi piano piano, facendo molta attenzione, giriamo la nostra crepe. Magari non impastatela come ho fatto io, perché è sbagliato, non deve venire così. Ricade tutto. Ok. Tutto. Quindi, nel frattempo, si cuoce bene, io inserisco anche la Nutella, in modo tale da farlo sciogliere. Poi la Nutella viene, diciamo, un po' cucinata e sta veramente buona. Quindi, la Nutella, e la distribuisco solo su metà crepe. Adesso vi faccio vedere. Allora, in questo modo, per metà piedino, aspetto che cuocia un altro pochino. E poi la rigiro e la piego nuovamente. Quindi aspetto, controllo magari che si cuocia. Penso. Sì. La giriamo. Vi faccio vedere. Così. Nuovamente. Aggiungo la Nutella, aspettate perché non ho male. Diciamo che non è veramente semplice. Comunque, aggiungo la mia Nutella per metà. Aspettate un secondo. Ok, adesso la ripiego nuovamente. Perfetto. Quindi, questo è il risultato, la stavo bruciando, fortunatamente non l'ho bruciata. Polverata di zucchero a velo in questa maniera, il tocco finale. Mamma mia, ci siamo, eccola qui. Una spolverata abbondante di zucchero a velo, oh mio Dio! Ed ecco quindi pronte le mie fantastiche crepe. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazze, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se vi piacciono i miei video, mi farebbe tanto piacere. Eccolo qui. Quindi, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!